Buongiorno ragazzi, quest'oggi siamo alle Terme Grotta Parlanti. Questa struttura è un hotel ed è stato costruito al di sopra di una fonte termale. Magari l'avete già sentito parlare di questo posto perché in passato ci fu un servizio di Striscia dove si venne a scoprire che praticamente questo hotel aveva qualche tubo rotto all'interno della fonte termale e si era praticamente allagato del tutto. Adesso è stato bonificato e quindi non dovrebbe essere così allagato, anche se penso che sarà umidissimo. Comunque non c'è nessun problema per noi, vediamo di andare dentro. Proviamo a entrare da qui l'accesso sembrerebbe facile, oltre agli arbusti qui che danno un po' noia, però proprio. Qua siamo ancora nelle strutture non terminate, perché insomma ci c'era una gelida fresco. Non so se lo puoi vedere. Ora è un po' andato via, Questa proprio è tela. Non so, ma secondo voi era da costruire o l'hanno disfatto? Questo da costruire. Non era da disfare perché ti ho detto ancora i muri intifati, forse era in fase di ristrutturazione, però non so, perché dato che ci hanno rintonacato sopra l'affreschi, qui c'è una posta romana e basta, ad esempio. Non lo so. Tutti i cubi volanti. Qua non c'è niente, proviamo ad andare al piano di sopra. Sì, perché lo sai, mi sa che è proprio un'altra struttura. Con quella di là. Questa è ancora collegata ai termini. Se non torna che la vedevamo da terra. Quello? Quello che tiene il muro sotto. Quando stanno costruendo il muro ho fatto quello lì. Sì, mi sta lì. Siccome eravamo finito. Siccome sì, ma sì, c'è tutto il braccio. Siccome crollerà da un momento all'altro. No, sì. Beh, sarà. Crollà no, però è neanche messo bene. Ho già passato qui da tutto. Qui ci poteva essere un'uscita, però mi sembra un po' pericoloso. Va bene? C'è da fare un piccolo salto. Proviamo. No, ma è rischioso. E questo dovrebbe essere l'altra parte dell'hotel, ovvero quello vero abbandonato, perché questo era l'ampliamento, diciamo. È ancora in fase. È bello grosso comunque, guarda quanto è lungo. Sì, bello grosso. Grande. Ma per arrivarci mi sa che dobbiamo rifare il giro da fuori. Giro e proviamo. Qui che sono le terme? Sì, una vasca termale. Devo dire che è anche molto grande. Bello. Sei di l'idromassaggio. Con le seggiolini. Guardiamo se riusciamo a trovare l'accesso per il vero hotel. Guarda, da qua ascolta, sopra. Io avendo visto da sopra, mi sa che su quelle scaline lì, ora bisogna vedere se riusciamo a salirci. Proviamo. Penso siano queste. Da qua sotto? No, queste. Sì, sono... No, queste. Ah, sì, so, sì, penso siano queste. Eh sì, perché praticamente eravamo lì. Oh, attento. Qua si intravede i bagni. Ok, questo non era da costruire, via. Ecco, e qua c'è l'entrata. Entrata. Mamma mia. Bellissimo. C'è un corridoio lungo. Bello. C'è l'entrata facilitata perché ci hanno messo una sedia. Hai fatto come me. Infatti. Aspetta, tienimi la fotocamera, la prendo io, Camilla. Ce la faccio? No, è perché c'è vedi, non è per. Dai, levati. Tieni questo. Levami la sedia. Bravissima. Rimetti la sedia. vedi, c'hai le gambe lunghe. Io muoio.
ragione, scusa. L'unico imbecille che ha preso il... Dovevi pigliarli, meno male sono spessi in tagliano. Non ho preso la gamba, ho preso la sedia. Qua c'è un raccoglitore, anno 2001. Buoni di lavoro, ordini di servizio. Questa dovrebbe essere... Guarda. Forse il progetto. Non ci mette la luce perché sennò non vedo. Questo dovrebbe essere il progetto. Sì, il progetto di ampliamento che poi non gli è andato mai esatto. A porto. Arredamenti e attrezzatura per palestra. Oh. Cosa ti offriamo? Chi siamo? Dove ti portiamo? Figo. Vedi? Questo deve essere più certo per la palestra, penso. Reparto ginecologico. Come? Reparto ginecologico. Ma come? Eccoli, i volantini. Grotte parlanti. Vieni qua la luce. Qua invece abbiamo la concorrenza, la Grotta Giusti. Stavano facendo spionaggio industriale per vedere... Ecco. Cosa per... Bello. Questa era com'era dentro. Sì, questa è la piscina che è lì fuori. Sì. E questa è com'era dentro. No, ma guarda lì. Guarda lì. Guarda lì. Anche questo. Fatti anche questo. La cosa bella è come si trovi sempre una citazione a Natale. Biglietto. Non butta la luce perché sennò non si vede. Dove è scritto? Buon Natale, felice anno nuovo dalle ogni volta che andiamo. Qui ci sono pacchi di volantini ancora da scartare. Comunque questa non è un hotel. No. Perché no. Se vi, cioè, si vede anche dal fatto che c'è un reparto ginecologico, quindi secondo me, come penso sia un'idea comune, potrebbe essere una clinica. Sì, visto una che clinica, c'è le terme. Sì, legata al fatto che c'è la fonte termale. E su abbiamo visto anche che ci sono le stanze pressoché tutte uguali, quindi anche quando... Da questo viene fuori il discorso che potrebbe essere tranquillamente una clinica con zona per riposo, costanze adibite proprio a una possibilità di rimanerci a dormire o comunque sia un alloggio. Sì, anche perché è pieno di bagni, cioè sì. Cioè, io questo penso sia il reparto più clinica, anche perché questo che è? La farmacia? Nico, viene a fare due. Scusa questa cosa. E siamo tipo un carrello o qualcosa. Ah sì, qui c'era, trasportavamo qualcosa. Per spostarsi la roba. O di là c'è una cucina. No, ma di là è all'aperto. Di là è all'aperto. Da qualcosa che da dentro portavano fuori. Perché da lì lo buttavano qui o da qui fuori. Sì, quello è vero. Ed è fantastica la cosa. 2003, guarda, prima nota del 2003. Quindi abbiamo già scoperto che già nel 2003 era ancora aperto. Questo è un'attività. Sì, ma lì siamo più o meno. Sì, perché questa parte qui era sicuramente un'attività, sicuro. Sì, ma ti dico, forse già 2004... Sì, ci sta benissimo. Guarda, qui ci sono gli infermieri. Esatto. Le foto degli infermieri, quindi avevate ragione voi. È una clinica sicuramente, guarda. Albergo 3 stelle. Sì, comunque ti dava anche un servizio di hotel, sì, oltre certo, al fatto delle certo, terme. Certo. Ah, ecco, questa è la reception? Sì. Sì. Guarda bello anche questo muro. Sì. Ah. Mi sa che c'era... Qui sgorgava l'acqua, mi sa. Sì, sicuramente sì, questa sarà acqua del male. Questa è la lavoro. Sì. Infatti guarda. Però qua dove la... Qui da dietro. Questo è l'ingresso vero? Sì, per le sette. Le scale, porta in su. Questo è un plastico di tutta la struttura. Bello. Questo è davvero bello. Qui devo rimetterci. Quello della terma. La terma. Qui è dove si è parcheggiato noi, qua è la tasca termale. Questo è Non penso che ci stia. Qui. Era qui questo. Sì. Infatti ha la forma. Bello. Comunque era una teca di vetro, vedi? Hanno proprio portato via la teca. Che spettacolo! Ah, i lettini per il solarium. Sì. Ci
C'è sole e sole. Parliamo delle lampade. Questo è da scrivere ovunque. Quando ancora le macchine le produceva l'Italia. C'è sole e sole e si chiama luna. Oh, no, è abbastanza inquietante. È abbastanza inquietante. Rimettiamo la torcia normale. Però è bello, eh? Inquietante ma bello. Inquietante ma bello. La sala d'attesa, penso. Ci sono da scrivere. È pieno? Così per fare la risolve. Comunque le inalazioni, quel tipo di terapia lì. Qui subito tutto. Bello. Ah, infatti, l'avevo detto. Qui ci facevi quei tipo di aerosol. Sì, qui c'è zombie. Si prega gentilmente, nel rispetto di coloro che praticano la cura in grotta, di parlare solo all'occorrenza e sottovoce. La direzione sanitaria. Bello qui. Bello. Qua era che appende. Si respira. C'è caldo. Ma senti anche com'è cambiato il suono della voce. Sì, sì. Oddio, che caldo. Che caldo qua dentro. Qui ci si sta bene. Vediamo che ci fa la sala. Molto bello però. Non volete. Si sta bene però. Fa freddo, quando fa freddo si vede. Bello. Bello. Qua ci devono essere le varie saune, bagni turchi. Chi procede? Che volete fare? Proviamo. Vai. Vedi, anche i tappetini. Ma un peccato che sia stata abbandonata, sì, che figo. Forse non andava, non sì. È qui la sauna, quella lì. Qua. Quella lì. Qui ci deve essere la sauna. Non andate nessuna parte, non è utile. No, dico che era piccola. Sì. Vabbè, è finita. Questa era vero? Sì. Non trovata allora. Finisce qui? Sì. Vabbè, è una piena triste. Qui abbiamo scoperto che probabilmente data di chiusura e sgombero di questa struttura è probabilmente aprile 2003, perché qui sono segnate delle ore. Poi il 16-17 di aprile è stato, hanno smesso, quindi probabilmente aprile 2003 è chiuso. Hanno chiuso battenti e se la sono data a gambe. La porta qui non c'è proprio. Vediamo se riusciamo da qui. Vediamo se aperto. Si apre anche agile. Un altro qui c'è l'archivio. Qui ci sono il magazzino delle porte. Qua c'è l'archivio, ragazzi. Quello ma serio. Quanti telefoni ci sono? Porta, accatastati. Cavolo. Guarda quale chiamato. Non c'è credo. Che cazzo? Che cazzo? No, sembra acceso. È rimasto impresso. Termine rotto parlante. Sì, l'ha bruciato talmente tanto che, sì, che è rimasto impresso. Quanto paura. No, è quando si brucia lo schermo. No, sì. Se... no, è quando si brucia. Ci vero. Rimane così. Sì. Wow, guarda la quanti cavoli di documenti. Oddio, su quella accappatoio c'è cresciuto un po' di muffa, però. Sì, però mi sa che sono c'è anche un po' di puzza. Ma io uno lo prenderei. Ma il fono buttato sul tetto? C'è un fono tirato sul tetto? Ma no, non lo so, ci sono. C'è una marea. I filtrini per... Siamo usciti fuori, qui abbiamo trovato una bellissima lavanderia. Ora andiamo avanti, vediamo un po' cosa c'è. Ah, deve essere il contatore di qualcosa. 45 ampere, contatore gruppi. Sì, è il contatore. Purtroppo dobbiamo montarci sopra per passare. Del gas qua sotto. E giù sono attrezzi, diversi attrezzi. Qui è da dove stavamo passando da prima.
Siamo nella struttura adiacente. Fa tipo a L. Ok, qui è un po'. Cos'è? Non lo so cos'è, però qui, qui c'è uno specchio. Vediamo di non romperlo. Allora. Ah, e qui ragazzi attenzione, perché non so quanto possano reggere queste. Qui è un po' brutto forse. No, sembra regano, eh. Però faccio veloce per sicurezza. Un casco. È un casco. È strano, qua sembra. Vedi, lì c'è un apino. Non capisco. Però sì, no, è brutto, non è. Questa è la marmitta di uno scooter. Sembra che qualcuno ci sia venuto a sta dopo l'abbandono qui. Però non riesco a capire cos'era questo casottino rispetto alla struttura alberghiera di là. Qui, vedi, cioè, ci si devono panni, c'è questi fili. Tipo una rimessa di qualcuno. Secondo me questa è un'altra zona. Sembra, sì. Tipo questo, non mi sembra messo no. Da chissà quanti anni. Quindi ragazzi, direi che abbiamo visitato per bene tutto questo hotel. Andiamo via anche perché quell'altra ultima zona che abbiamo visitato non mi sembrava così tanto abbandonata per via del telo e dell'apino. Quindi niente, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Vi ricordo anche la nostra pagina Instagram HSL Urbex.